Montegranaro, 24esima edizione del Veregras Street Festival, il festival internazionale degli artisti di strada. Sindaco Andrew Baldi, diciamo subito che si riprende dopo due edizioni che hanno garantito la continuità, però veramente quest'anno è un'altra cosa. Assolutamente, quest'anno io la sto vedendo come un'edizione record. Eravamo sicuri che avremmo avuto sicuramente più pubblico rispetto alle due ultime edizioni, dove erano spettacoli con i posti prenotati, ma con il momento che stavamo vivendo. Però io vedo anche un paragone: ho avuto la fortuna di essere assessore già nel 99, la prima edizione di Vera Street. Francamente abbiamo avuto tantissime presenze, quindi benissimo, gli spettacoli di qualità, abbiamo delle compagnie provenienti da ogni continente. Qui in questo momento si sta esibendo una compagnia argentina, fra un po' si esibirà la compagnia dei Folli, che è una compagnia ascolana che noi conosciamo bene, che ci piace tantissimo, ma ci sono compagnie del Cile, ripeto, una bellissima vetrina e tante presenze a Montegranaro. Tante presenze e soprattutto coinvolta l'intera città, parliamo ovviamente anche delle associazioni, degli imprenditori che vi hanno dato una mano, vedo un trappello di sponsor anche piuttosto cospicuo. E infatti noi siamo grati perché noi con le nostre risorse facciamo veramente i salti mortali in un momento difficile, però abbiamo avuto l'appoggio di tanti imprenditori, io personalmente ne ho contattati diversi e nessuno ha risposto no, dicendo: sindaco, il momento è quello che è, ma questo festival lo dobbiamo difendere coi denti. La regione fa la sua parte, la cassa di risparmio, il ministero dei beni e delle attività culturali, perché noi abbiamo anche un importante finanziamento, quindi il livello non lo facciamo scendere. Quello che ho apprezzato molto è stato anche ieri sera, noi abbiamo proposto con i Rebel, che è un'associazione che ha un circolo di giovani, ci hanno proposto dopo il Vera Street una serata discoteca in piazza. Avevamo un po' di timore, ma ieri sera fino alle 3 si è garantito un buon ordine pubblico, e quindi io di questo ringrazio tutti quanti. Il direttore artistico del festival ha fatto un buon programma, la responsabile del settore cultura, dottoressa Levandesi, ha curato in ogni dettaglio l'organizzazione e le associazioni stanno facendo la loro parte. L'estate a Montegranaro è questo, che forse l'evento clou, ma è anche altro, no? State allestendo anche un cartellone di iniziative per rendere la città vive e vivace anche in questi mesi. Assolutamente, la prossima settimana ufficializzeremo tutte le date. Noi giugno è caratterizzato da Vera Street, luglio noi saremo con Teatrando di Paglia già il fine settimana con la Mabo Band insieme a Monte San Giusto per valorizzare le nostre colline, le nostre campagne, l'8, il 9 e il 10 luglio. Poi stiamo organizzando una bella rassegna di teatro amatoriale e di rassegna cinematografica qui in Piazza Mazzini e abbiamo una piccola chicca che è Gianfranco Butinar, l'abbiamo contattato l'altro giorno, io l'ho conosciuto in due occasioni insieme, eri presente anche tu Andrea, quando ci sono stati tutti gli ospiti della Domenica Sportiva a Morovalle al Premio Cesarini. È stato pazzesco, soprattutto la sera a cena con Lotito, con Zeman, e l'altra sera pure l'ho sentito, e lui viene ben volentieri a Montegranaro, sarà il 4 agosto, quindi un'estate di divertimento qui a Montegranaro per altri appuntamenti molto belli. E noi ne approfittiamo per scoprire un po' gli angoli della città, qui siamo nella centralissima Piazza Mazzini, ma scopriremo anche l'Arco Conti, il piazzale San Serafino, Viale Gramsci, insomma è un'occasione anche per conoscere un po' tutti gli angoli di Montegranaro, che conosciamo come cittadina del lavoro, ma come tutte le cittadine del lavoro, poi quando vuole divertirsi sa divertirsi. Assolutamente, Andrea la conosce bene anche come cittadina del basket perché l'ha sempre seguita, però ecco, diciamo che negli ultimi anni si sta convertendo anche una coscienza sempre più finalizzata alla valorizzazione culturale e turistica di Montegranaro. Vediamo che ci sono dei flussi turistici notevoli, i nostri siti culturali, come dicevi poc'anzi, sono apprezzati e quindi nei prossimi anni sono convinto che Montegranaro avrà tante presenze in più. Oltre 60 spettacoli per una settimana intensissima con il centro di Montegranaro, che in alcune serate è stato festosamente invaso. Vero, stiamo attraversando momenti in cui c'è grande voglia di aggregazione, di stare insieme in allegria, ma non si poteva non notare immediatamente la qualità delle proposte provenienti davvero da mezzo mondo, dal Togo alla Francia, dal Portogallo al Cile, dall'Australia all'Argentina. Alessandra Levantesi, dirigente del servizio Turismo, Cultura e Sport del Comune di Montegranaro, Veregras Street, ma c'è stato un prologo importante e particolare, Veregras Children, cioè proprio dedicate ai più piccoli.
Sì, è vero, Verega Children è l'anteprima del Verega Street, è dedicato ai più piccoli, all'interno della rete Marameo che comprende vari comuni della regione Marche e ospita il premio Otello Sarsi che è arrivato alla 18ª edizione, è un premio importante che ha sede qui a Montegranaro con la direzione artistica di Marco Renzi. Quest'anno il Verega Children ci ha dato veramente tante soddisfazioni. Il 25ennale avete in programma qualcosa di particolare? Stiamo già pensando a come rinnovare questa formula perché ormai sono veramente tanti anni. Per me è il primo festival perché io sono arrivata circa un anno fa, quindi per me è l'anno zero in realtà, però per il prossimo anno abbiamo delle belle idee. A Montegranaro si poteva trovare davvero di tutto, acrobati, trampolieri, mimi, attori comici, band itineranti, come la trascinante Mistra Funky, una street band nata a Petriolo che è riuscita con le sue performance davvero a coinvolgere tutti, grandi e piccoli, un pubblico composito e variegato, residenti, marchigiani e turisti. Verega Street è anche e soprattutto turismo, Gastone Gismondi, Montegranaro piena veramente come ai bei tempi. Dopo qualche anno difficile. Che bello però, veramente, guarda, ricominciare dopo questi, ecco, giustamente dopo questi periodi un po' difficili, rivedere tanta gente, soprattutto rivedere tanti turisti a Montegranaro mi riempie di gioia, perché poi il Verega Street è proprio anche questo, no? È la magia dello stare insieme, vedere dai fanciulli fino agli anziani tutti insieme e poi questa sera sempre su questa piazza vedere migliaia di ragazzi che ballano e si godono questi eventi, questi spettacoli meravigliosi che riusciamo a mettere in piedi è per noi una grandissima soddisfazione. Quindi vi invitiamo tutti quanti a venire a godere di Montegranaro, c'è veramente un mix perfetto, c'è anche tanta cultura e quindi venite a Montegranaro, venite a godervi questa frescura, questi eventi bellissimi. Una vocazione imprenditoriale, tutti conosciamo Montegranaro per questo, per le sue industrie, però voi potete dare anche una connotazione turistica alla vostra città. Sì, bravissimo, cioè c'è da capire, ecco, noi stiamo, non è che stiamo, abbiamo messo in piedi un modello nuovo, cioè nel senso accompagnare oltre al lavoro, alla produzione, il futuro della città, che lo vediamo molto proiettato verso il turismo che passerà attraverso delle piste ciclabili, perché stiamo facendo un progetto a livello regionale dove ci sarà una pista ciclabile importantissima che sarà un'intersezione con una pista ciclabile che già è stata progettata, che è il lungo dorsale adriatico. Ci sarà questa traversa che passerà da Civitanova fino ad arrivare a Corridonia, quindi toccherà il nostro territorio per circa 17 chilometri, quindi si faranno queste piste ciclabili intorno a un luogo meraviglioso che è il Lago del Torrione, che è per noi il futuro per il turismo, tant'è che i 220 posti che noi abbiamo come turistico ricettivo qui a Montegranaro sono sempre pieni e speriamo che possano triplicare questi posti proprio per creare le condizioni dell'economia diversa legata molto al turismo. Noi ce la mettiamo tutta, metteremo in piedi moltissime iniziative legate al turismo, legate alle piste ciclabili, legate, ecco, agli eventi culturali come questi, agli eventi musicali che metteremo in piedi, grazie poi a una struttura meravigliosa che ho trovato qui a Montegranaro, che è legata sia alla cultura, allo sport, e quindi vedrete, riusciremo tutti insieme a rimodellare il futuro della nostra città. Verega Street è anche e soprattutto la festa dei bimbi e c'è anche Shelly che trucca i bimbi. Vediamo che i bambini sono anche molto interessati a questa cosa. No, io è tanti anni che faccio animazione per bambini, adoro stare con i bambini e soprattutto vedere i loro visi felici dopo che hanno visto il loro trucco, su cambiare proprio il loro volto con il trucco. E poi quando gli faccio una scultura di palloncine che rimangono affascinati. Io è il mio lavoro e lo adoro tantissimo. Tutto esaurito a Montegranaro, una grandissima presenza. Sì, c'è tantissima gente, bella gente, molto divertente, tanti spettacoli e si sta proprio molto bene. E siamo in piazza San Serafino, un altro momento di Verega Street, Portogallo, Francia, Cile e Italia. Questo è lo spettacolo I See You, io vi vedo con una grandissima affluenza, come vedete, di pubblico. Sempre rigorosamente Festival Internazionale di Artisti di Strada.
La direzione artistica è stata curata da Francesco Marilungo, poderosa la macchina organizzativa che ha comunque funzionato al meglio, garantendo la puntualità degli spettacoli nelle location assegnate da Piazza Mazzini a Largo Conti, da Piazza San Serafino a Viale Gramsci. Alle nostre spalle un gruppo di clown argentini e con Monia Marinozzi vogliamo parlare proprio della interculturalità di questa manifestazione. Voi veramente raccogliete gente da tutti i continenti. Raccogliamo gente da tutti i continenti, quindi il gruppo è argentino, quindi buenas noches a todo el mundo, e es un placer que ustedes están aquí con nosotros, decimos, no? Quindi approfitto per sfoggiare un po' di... Il finlandese è più difficile. Il finlandese posso dire kiitos, che vuol dire grazie, e poi a fine serata hyvä yötä, che vuol dire buonanotte a tutti. Quindi infatti ieri sera con le ragazze ci siamo scambiate queste due o tre paroline. Sì, comunque è un'internazionalità del Veregra Street, perché cerchiamo, scopriamo, troviamo e portiamo a Montegranaro i talenti migliori del mondo, quindi cerchiamo con accuratezza di trovare quello che è più di nostro gradimento, quello che più ci piace e che possa piacere anche al pubblico di Montegranaro, del Fermano e della regione, perché ormai il Veregra Street lo conoscono dappertutto, quindi è un festival assolutamente di livello regionale e oltre, perché ci sono anche molti turisti che vengono a trovarci. Quindi l'internazionalità assolutamente sì, spettacoli provenienti da tutto il mondo e ne siamo orgogliosi e fieri. Senza trascurare le eccellenze del nostro territorio, perché uno degli appuntamenti clou è quello della Compagnia dei Folli, che è una compagnia marchigiana. Assolutamente sì, la Compagnia dei Folli, l'ormai noto e super famoso a tutti Pier Massimo Macchini, che riscuote sempre il suo successo, quindi la territorialità altrettanto garantita e valorizzata quanto l'internazionalità, assolutamente sì. Alcuni spettacoli sono stati dei veri e propri eventi, come quello della Compagnia dei Folli, che ha proposto una forma d'arte che trae la propria ispirazione dagli eventi rinascimentali. Storie e leggende raccontate con l'uso di trampoli, del fuoco, di effetti pirotecnici, il tutto in un ambiente estremamente suggestivo. Un parlamentare rappresenta un territorio, però chiaramente per Montegranaro c'è un affetto speciale, e questa forse è la veste migliore di Montegranaro. Beh sì, intanto ripartiamo dopo due anni di fermo dal Covid, l'abbiamo fatta in maniera ridotta, ma quest'anno si nota proprio la voglia delle persone di partecipare e di uscire da casa. E questa è la Montegranaro che vogliamo, quella della ripartenza, e io lo lego anche all'industria, lo lego anche al lavoro. Viviamo un momento difficile dovuto non solo dal Covid ma anche alla guerra, noi stiamo soffrendo con le nostre aziende calzaturiere. Penso che questa è una bella ondata di ottimismo per Montegranaro e per tutto il territorio, perché vedo molte facce che sono del territorio limitrofo della provincia di Fermo. Montegranaro notissima per la sua capacità imprenditoriale, ma stasera dimostra che sa anche divertirsi. Assolutamente sì, sono 4 giorni di spettacoli, partono dalle 9:30, anzi stanotte veramente erano le 4:05, forse siamo andati anche in deroga a tutti gli orari. Penso che meglio di così, non potevamo immaginare un inizio migliore, veramente. Dopo 24 anni ci siamo e torneremo e ci saremo ancora. La cosa più bella comunque è il clima che si respirava a Montegranaro, nel segno della più autentica e più sana voglia di divertimento.